Edoardo De Crescenzo è un famoso cantautore e musicista italiano, nato il 8 febbraio 1951 a Napoli. Fin da bambino, Edoardo ha mostrato un grande amore per la musica. A soli 3 anni ha iniziato a suonare la fisarmonica e a 6 anni ha vinto il suo primo concorso musicale. Questo è stato solo l'inizio di una carriera straordinaria. Edoardo ha studiato musica al Conservatorio di Napoli, perfezionando le sue abilità nel canto e negli strumenti musicali. Negli anni 70, ha iniziato a esibirsi nei locali della città e a registrare le sue prime canzoni. Il successo è arrivato negli anni 80 con la canzone Ancora, che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale. Il suo stile musicale è unico, combinando elementi di musica napoletana, jazz e pop. La sua voce è potente e piena di emozione, capace di toccare il cuore di chiunque lo ascolti. Edoardo ha pubblicato molti album di successo e ha partecipato a importanti festival musicali, come il Festival di Sanremo. Nella vita personale, Edoardo De Crescenzo è una persona riservata e semplice. La famiglia è sempre stata molto importante per lui e ha cercato di mantenere un equilibrio tra la sua carriera e la vita privata. Una curiosità su Edoardo è che oltre alla musica, lui ama la pittura. Spesso trascorre il suo tempo libero dipingendo paesaggi e scene ispirate alla sua amata Napoli. Questo hobby gli permette di esprimere la sua creatività in modi diversi e di trovare tranquillità. Edoardo ha collaborato con molti artisti famosi e ha scritto canzoni per altri cantanti. Ha sempre cercato di sperimentare nuovi generi e di innovare la sua musica. Questo spirito di ricerca lo ha reso un artista versatile e sempre attuale. Nonostante il successo, Edoardo non ha mai dimenticato le sue radici. È molto legato a Napoli e spesso partecipa a eventi e iniziative culturali nella sua città. La sua musica riflette l'anima di Napoli, con tutte le sue bellezze e contraddizioni. Edoardo De Crescenzo continua a fare musica e a emozionare il suo pubblico. La sua voce e le sue canzoni sono un patrimonio della musica italiana. Se vuoi scoprire di più su di lui, ti consiglio di ascoltare alcune delle sue canzoni più famose e di seguire i suoi nuovi progetti. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima! Edoardo De Crescenzo è un famoso cantautore e musicista italiano, nato il 8 febbraio 1951 a Napoli. Fin da bambino, Edoardo ha mostrato un grande amore per la musica. A soli 3 anni ha iniziato a suonare la fisarmonica e a 6 anni ha vinto il suo primo concorso musicale. Questo è stato solo l'inizio di una carriera straordinaria. Edoardo ha studiato musica al Conservatorio di Napoli, perfezionando le sue abilità nel canto e negli strumenti musicali. Negli anni 70, ha iniziato a esibirsi nei locali della città e a registrare le sue prime canzoni. Il successo è arrivato negli anni 80 con la canzone Ancora, che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale. Il suo stile musicale è unico, combinando elementi di musica napoletana, jazz e pop. La sua voce è potente e piena di emozione, capace di toccare il cuore di chiunque lo ascolti. Edoardo ha pubblicato molti album di successo e ha partecipato a importanti festival musicali, come il Festival di Sanremo. Nella vita personale, Edoardo De Crescenzo è una persona riservata e semplice. La famiglia è sempre stata molto importante per lui e ha cercato di mantenere un equilibrio tra la sua carriera e la vita privata. Una curiosità su Edoardo è che oltre alla musica, lui ama la pittura. Spesso trascorre il suo tempo libero dipingendo paesaggi e scene ispirate alla sua amata Napoli. Questo hobby gli permette di esprimere la sua creatività in modi diversi e di trovare tranquillità. Edoardo ha collaborato con molti artisti famosi e ha scritto canzoni per altri cantanti. Ha sempre cercato di sperimentare nuovi generi e di innovare la sua musica. Questo spirito di ricerca lo ha reso un artista versatile e sempre attuale. Nonostante il successo, Edoardo non ha mai dimenticato le sue radici. È molto legato a Napoli e spesso partecipa a eventi e iniziative culturali nella sua città.
La sua musica riflette l'anima di Napoli, con tutte le sue bellezze e contraddizioni. Edoardo De Crescenzo continua a fare musica e a emozionare il suo pubblico. La sua voce e le sue canzoni sono un patrimonio della musica italiana. Se vuoi scoprire di più su di lui, ti consiglio di ascoltare alcune delle sue canzoni più famose e di seguire i suoi nuovi progetti. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima!